un anno positivo per il turismo in Italia, con un fatturato valutato in circa 75 miliardi di euro. I visitatori esteri arrivano in Italia principalmente da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito e nell'ultimo anno i loro arrivi hanno registrato un aumento del 3%. Il 44% dei visitatori stranieri che giunge in Italia sceglie come località le città di interesse storico-artistico. E gli italiani? Nel 2015 sono quasi 58 milioni i viaggi con pernottamento effettuati dagli italiani. Più dell'81% ha avuto come destinazione una località nostrana. Si viaggia dunque soprattutto in Italia, d'estate e per vacanza. Le destinazioni preferite sono l'Emilia-Romagna e la Puglia, mentre in inverno vince il Trentino-Alto Adige. I circa 400 musei, i monumenti e le aree archeologiche statali nel 2015 hanno superato i 43 milioni di ingressi e 155 milioni di introiti. I visitatori sono aumentati del 6% e gli incassi del 14%, il risultato migliore degli ultimi 30 anni, con dati che hanno superato qualsiasi previsione positiva. Il Colosseo, Pompei e gli Uffizi sono i luoghi più visitati del 2015, con un incremento complessivo del 20% rispetto al 2014. Cosa succederà nei prossimi 5 anni?